si debba esprimere tristezza, angoscia, inquietudine per una condanna del tutto ingiustificata di cui ancora una volta è vittima Aung San Suu Kyi. Una condanna di cui sente l'imbarazzo perfino la giunta, perché solo questo spiega la decisione di ridurre la pena della metà e trasformarla negli arresti domiciliari, che significa che la giunta è consapevole dell'assoluta impopolarità di questa decisione di fronte all'opinione pubblica internazionale. L'Unione Europea aveva già avvisato la giunta che se ci fosse stata una sentenza negativa in questo processo avremmo inasprito ulteriormente provvedimenti sanzionatori e al tempo stesso credo lo dobbiamo ancora di più rafforzare la strategia a tutto campo per ottenere la liberazione di Aung San Suu Kyi, non rassegnandoci a questa condanna, per ottenere la liberazione dei prigionieri politici, sono oltre 2000, e per ottenere quello che fin qui la giunta non ha concesso, cioè l'apertura di un dialogo tra maggioranza e tra giunta e opposizione, senza il quale dialogo è difficile pensare che le elezioni del 2010 siano un passaggio utile. In cosa consisteranno queste sanzioni e secondo lei potranno avere una reale efficacia? Le sanzioni consistono soprattutto nel colpire esponenti del regime che sono partecipi di questa decisione, in particolare le sanzioni ulteriori saranno adottate nei confronti di coloro che hanno emesso questa sentenza, ai quali sarà vietato l'ingresso nell'Unione Europea e saranno applicate una serie di sanzioni che già sono state applicate nei confronti dei generali della giunta e degli uomini del regime. Inoltre si inaspriranno le sanzioni sul terreno finanziario, soprattutto per evitare che possano esserci sostegni finanziari al regime e alle sue scelte, naturalmente con la preoccupazione costante di fare in modo che le sanzioni non si traducano in una penalizzazione per la vita della popolazione birmana che già vive in una condizione di grande disagio. Ma sì, non è possibile agire diplomaticamente anche con i paesi che confinano con il Myanmar perché facciano pressioni sui generali che sono al potere? Direi che questa è la carta chiave sulla quale lavoriamo da mesi. È evidente che Cina, India, Thailandia, Indonesia, l'ASEAN, che è l'Associazione di Cooperazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico, possono esercitare un'influenza decisiva e devo dire che negli ultimi mesi ciascuno di questi attori aveva via via assunto posizioni sempre più nette, più chiare, superando anche una certa eccessiva prudenza e reticenza del passato. Credo che in queste ore dobbiamo ancora di più intensificare il rapporto con questi paesi asiatici e mettere in campo delle strategie comuni che consentano di ottenere la liberazione di Aung San Suu Kyi e di sbloccare questa situazione così chiusa. C'è speranza, secondo lei, che le prossime elezioni nel paese possano svolgersi in maniera regolare? Perché possano svolgersi in maniera regolare sono necessarie dei prerequisiti, la liberazione di tutti coloro che sono in carcere, da Aung San Suu Kyi ai prigionieri politici, una legge elettorale che garantisca a ogni partito, a ogni candidato effettiva parità di condizioni e di agibilità per la campagna elettorale e un dialogo tra la giunta e l'opposizione e le minoranze etniche che costituiscono il paese per definire il percorso sia di preparazione delle elezioni che quello successivo alle elezioni. Sono Grazie, grazie i tre dunque. obiettivi su cui da mesi stiamo lavorando e continueremo a lavorare.